E passiamo alle nostre cronache e commenti. Anzitutto di questi tempi sento umori strani nella gente, mi dicono, ah, ma quando arrivano i risultati si deprimono, eccetera, no? E vorrebbero risultati concreti, ma come abbiamo già detto altre volte, non devono pensare che la questione del territorio libero di Trieste è la questione moderna, attuale, per il presente e per il futuro del territorio libero di Trieste, si bene, risolva con le manifestazioni, con gli sbandieramenti, con le alzate d'ingegno, uno si sogna di notte una cosa e la fa, no? Così, senza nemmeno aver studiato. Si risolve non a Trieste. Non si risolve nemmeno a Roma, si risolve fra Washington, New York e Londra, con riflesso poi su Roma, e si risolve con un duro lavoro giuridico e politico-diplomatico che noi, scusate se l'ho già detto in altre trasmissioni, facciamo qui 11 ore al giorno, compresa la domenica mattina, perché il tempo non basta mai. Non basta mai perché sono studi complessi, lavori intensi, li avete visto con tutte le iniziative che abbiamo varato, in particolare con la rappresentanza internazionale e con l'ultima expertise prodotta che è decisiva sulla materia. Oltretutto non dovete lasciarvi distrarre dagli improvvisatori, dai simulatori, che fingono di essere loro, come le mosche cocchiere della favoletta antica, che fingono di essere loro a portare avanti la battaglia, magari ai loro banchetti in strada mettono i nostri materiali fingendo che siano appunto roba loro, e invece sono dei gruppuscoli con idee assurde e anche con assurde manifestazioni. Idee assurde, adesso è venuta fuori l'idea di hanno messo fuori un gruppetto, ha messo fuori l'idea di un arbitrato internazionale in base alla convenzione di Washington, lì per gli arbitrati in materia commerciale, basta che ve l'andiate a vedere in rete, vedrete che non può funzionare come vogliono loro, oltretutto un arbitrato su base volontaria tra le parti, quindi figuratevi se l'Italia si lascia trascinare in arbitrato così dai cittadini. Gli arbitrati ci sono, le sedi di arbitrato, sono gli arbitrati obbligatori del trattato di pace e non si vede perché si debba ricorrere a fantasie di questo tempo. Questo gruppetto, da quel che ho capito, non ha nemmeno programmi, vorrebbe adesso raccogliere dei soldini, dice, per le spese degli avvocati, ma gli avvocati per cosa? Di cosa? Ne abbiamo già viste di vicende di questo tipo la Trieste NGO, che si è tenuta 17.400 euro del Movimento Trieste Libera per un'expertise che non è mai arrivata, eccetera, eccetera. Del resto superata, perché insomma i materiali che abbiamo adesso sono formidabili. Le manifestazioni assurde sono quelle che adesso il Marchesic, Giorgio Marchesic, vuole organizzare per la venuta del presidente italiano Mattarella, annunciata, che poi non si sa nemmeno ci sarà, una venuta a mordi e fuggi per l'alzabandiera in Piazza Grande, detta anche Piazza Unità. Non ha senso andare a fare una manifestazione di 50, 100, 200 persone a sventolare bandiere con Marchesic che grida volgarità col megafono. Non è così che si affrontano le cose. Noi siamo contenti che Mattarella venga a Trieste per l'alza bandiera, per due motivi. Uno, perché viene per l'anniversario 26 ottobre del passaggio di consegne dell'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste e non per un passaggio di sovranità. E poi perché per una volta le bandiere innalzate in Piazza Grande saranno corrette, perché come faceva il governo militare alleato, se lo vedete sulle vecchie foto, io me lo ricordo per ragioni anagrafiche direttamente, de visu, mettevano al centro la bandiera di Trieste come stato amministrato
e all'altro le bandiere degli Stati Uniti e del Regno Unito come bandiere dei governi amministratori. Così, se in Piazza Grande, col presidente Mattarella, tirano su la bandiera di Trieste come stato amministrato e la bandiera italiana come bandiera del governo amministratore, non c'è niente da dire, basta che riconoscano che non hanno la sovranità, tutto lì, no? Strillare e agitarsi non serve a niente. Le manifestazioni serviranno quando ci saranno dei primi risultati importanti, visibili, no? Visibili, e la gente potrà scendere in piazza per gioire, non per protestare, per gioire dei risultati, perché queste sono le belle manifestazioni, come quella del 2013 con le famose 8.000 persone. Parlo di risultati visibili perché i risultati ci sono, ma le operazioni politico-diplomatiche di studio che andiamo facendo devono essere tenute in buona parte riservate. Non è che si possono mettere su Facebook con i selfie, no? E vi assicuriamo che i risultati ci sono anche se non si vedono. Non si vedono e non si conoscono perché se la gente non va a leggere le cose che pubblichiamo sul sito dell'IPR, sul sito del Movimento Trieste Libera, sulle pagine Facebook, sulla voce di Trieste, e non sono note a chi legge solo il piccolo, guarda solo Telequattro, perché in ambedue le sedi siamo sotto censura. Il piccolo sta anzi peggiorando sempre più, no? Perché oltre ad essere un giornale censurato, perché non vi dà le notizie su quello che sta succedendo in realtà col Porto Franco Nord e su tante altre cose, ci tiene sotto censura totale. Del resto anche Telequattro da un po' non chiama noi ed esibisce i marchesi come se fossero i rappresentanti del territorio libero, insomma, vabbè, no? Il piccolo, oltre che censurato, eppure sempre più, eppure sempre, ora, ecco l'accento, est, eppure sempre più sciacallo. Perché lo dico? Perché oltre alla questione Regeni e ad altre, all'imprudenza mostruosa del pompaggio sulle dichiarazioni antislamiche di quel consigliere, piccolo consigliere comunale Latuja, no? Insistono ogni giorno e sempre più con il vergognoso linciaggio per puro sensazionalismo della giovane pediatra che si è ammalata di tubercolosi.